Un tunnel di tempo. Fantastico. Fare cosplay è divertente. Trovare tutti i ragazzi che fanno cosplay come te, trovi tanti amici e se sei un lettore di manga trovi di tutto. Quindi ti sei divertito un sacco? Sì, molto. Come anche gli altri anni d'altronde. Una considerazione su questa edizione di Lucca Comics. Incontrare i miei amici, l'entusiasmo che mi coinvolge la gente quando mi chiede le foto, questo per me è il comics. Quindi ti sei divertita? Sì, sì, molto, moltissimo. Rispetto agli altri anni è anche migliorata, si è dato più spazio, anche ho visto agli editori privati, quelli che facevano fumetti di propria produzione. Bene, penso benissimo, la gente era felice, tantissimo, sempre piaciuto, viva i comics. Yeah, grazie. Quindi c'è stata buona affluenza? Sì, l'affluenza è ottima, siamo in un bel punto e non siamo voluti sottostare a un'organizzazione che poi discrimina anche gli espositori spesso, quindi siamo più che soddisfatti veramente. Monsieur. È stato molto bello, come tutti gli anni dopo tutto. Peccato un po' per il tempo, solo quello. Però l'anno scorso è andata meglio, sì. Però sì, mi sono divertita molto. Come è andata questa edizione dei comics? È andata molto bene, alla grande proprio, sono super soddisfatto. Assassin's Creed era presentissimo. Beh, direi di sì, dai, è stato un po' il fondamento della convention. Progetti futuri? Progetti futuri, chiaramente di fare sempre di più per l'anno prossimo, visto che comunque Assassin's Creed oramai è una cadenza quasi annuale, quindi ci aspettiamo anche a Lucca Comics prossimo, per quanto non con questo focus, di proporre qualcosa di bello in collaborazione. La Self Area è un'area di Lucca Comics che racchiude praticamente tutte le produzioni indipendenti. Questo significa persone che si autoproducono e si autopubblicano e autodistribuiscono. Sono persone che sono fuori dai circuiti della grande editoria e quindi diciamo che quella è un'area per aiutare le realtà che sono ancora più piccole e devono crescere, crearsi spazio di pubblico. Il nostro scopo è quello di dare visibilità a questi prodotti che possono accontentare una vasta fetta di pubblico e che hanno solo bisogno di una spinta per essere conosciuti, apprezzati e per fare quel balzo che gli permetterà di essere prodotti di successo. Che è un po' il caso anche di loro, se non sbaglio. Presentiamo. Allora, io mi chiamo Andrea e sono lo sceneggiatore di Radio Punks. Questo libro qua. Io sono Jean-Claudio Vici, sono l'illustratore del fumetto. Parlateci un po' del vostro progetto, com'è nato e poi cos'è successo dopo che avete iniziato a fare questo fumetto di successo. Ah, il fumetto è nato da un sogno. Il sogno era quello di fare, o meglio, mettersi a suonare in un gruppo. Siccome nessun gruppo mi prendeva perché non so cantare, ho deciso di creare un fumetto che raccontasse di un gruppo punk. Questa era un'occasione interessante per poi proporre il mio tipo di lavoro agli editori, quindi è partito da qui il progetto. Avevo in mente di farne 8 episodi e abbiamo iniziato con degli episodi singoli in formato fotocopiato, quindi molto semplice, facile da distribuire. Quindi avete avuto modo di far conoscere quello che sapete fare e qualcuno ha detto si è accorto di voi, insomma. Sì, 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 si sono accorti che io so disegnare in maniera interessante, che Andrea è un grande scrittore. Fa sempre piacere se viene un ragazzo a dirci oh, ho letto la tua storia, non ero ubriaco e mi è piaciuta. Cosa vi è piaciuto di più, cosa di meno? Al del comics ci è piaciuto tutto, gli stand, tutto ben organizzato come sempre ogni anno, bella la gente, belli vestiti, cosplay, tutte le persone con bei vestiti veramente. Infatti perché il cosplay è da ogni anno il nostro punto focale. Vi invito tutti a venire a Lucca perché è un modo per volersi bene. Una considerazione finale su questa edizione dei comics. È stata un'edizione molto positiva, il pubblico mi sembra abbia risposto in un modo incredibile, siamo molto soddisfatti e anche molto stanchi per la verità, e vedere che nonostante la crisi, nonostante i problemi, la gente ancora ha voglia di spendere qualche soldo per dei sogni, perché noi alla fine vendiamo dei sogni, è una cosa che fa piacere sia come professionista ma anche come persona. Una considerazione su questa edizione dei comics?
Ma come sempre affollatissima, ormai è una tradizione che ci piace quella che la mostra sia ospitata in città, e abbiamo accolto le centinaia di appassionati lettori bonegliani e non che sono venuti a trovarci. Com'è stata questa edizione? Cosa vi è rimasto? Quello che volete. Il portafoglio vuoto e tante cose, beh, cioè tante bellissime cose, sia comprate che viste, che a livello di organizzazione, bellissimo. Nonostante il tempo atmosferico la migliore di tutte, da un punto di vista sicuramente del numero di visitatori, sì, si parla di 200.000, eravamo abituati a un 150-155.000 per l'anno scorso. Lo schermo.it fino all'ultimo minuto. La Kedons. Noi abbiamo avuto circa 80 volontari al giorno, associazioni di volontariato che fanno le comunicazioni radio. Com'è andata questa ondata di turismo dei comic? È andata benissimo. Ciao, lo schermo.it da Luca. È veramente un bel pubblico, molto bene. Speriamo tornino il prossimo anno. Ok, ci vediamo l'anno prossimo, grazie.